Si chiude a Doganaccia, stazione sciistica sull'Appennino Tosco-Emiliano, la breve stagione causa pandemia dell'Orienteering con lo sport di Bussola e Cartina, che è riuscito comunque ad assegnare tutti i titoli tricolore ed a portare a casa anche alcune gare di Coppa Italia. Una stagione breve, ma decisamente intensa, che anche quest'anno vi abbiamo raccontato su Rai Sport grazie al nostro magazine. Questa che vedete è l'ultima puntata del contenitore per quanto riguarda il 2020. Bentrovati allora dal sottoscritto Gianfranco Benincasa, ancora una volta qui al mio fianco dal solito immancabile e prezioso Pietro Ilarieti. Ciao Pietro. Ciao, buongiorno a tutti. Sì, è stata difficile, ce l'abbiamo fatta, stagione super super addensata, un grazie anche a Rai Sport che ci ha seguito con costanza. Grazie anche a te Gianfranco, ovviamente. Si chiudono allora i giochi qui a Doganaccia per quanto riguarda la due giorni prevista gara sprint e gara long, ma poi bisogna tenere un occhio per quanto riguarda le classifiche, perché in palio c'è la Coppa Italia, ma ne parleremo con più attenzione, no Pietro? Sì, vedremo chi la spunterà. Siamo in questo territorio inedito, di solito siamo in Trentino, in Alto Adige, ma andiamo a ascoltare Massimo Bianchi, grande capo di questa organizzazione toscana. Il saluto del territorio a cura di Marco Ceccarelli. Sì, buongiorno a tutti, grazie di darci questa possibilità. Io sono qui di Doganaccia, rappresento la società che gestisce gli impianti. Questa è una piccola località turistica sia estiva che invernale, da qui partono molti percorsi trekking, mountain bike, abbiamo una bellissima cartina di Orienteering, siamo circa a 1600 metri, è una perla della regione toscana, è tutta la nostra montagna che parte da Pistoia e fino ad arrivare al confine di regione, l'ultimo paese è l'Abetone. Ci presenta la gara sprint di oggi Massimo Bianchi. La gara sprint di oggi è molto atipica per il nostro sport perché viene svolta in un terreno di bosco rispetto alle sprint che sono state fatte negli ultimi anni nei centri storici. La prima parte è una parte di bosco dove dopo un inizio veloce inizieranno a navigare in un bosco un po' difficile tecnicamente, per poi passare a una zona abitata da case e con delle piccole presenze di bosco, e una parte finale più filante sulle piste da sci. Oltre a Massimo Bianchi, allora abbiamo sentito, come evidenziato anche in grafica, ovviamente Marco Ceccarelli. Allora tutto pronto, si comincia con due giorni e si comincia con la prova sprint qui, immagini dall'alto. Ecco qua, subito un inedito, questi sono i fratelli Bettega, sei fratelli per la prima volta al via tutti insieme in questa gara. Loro sono Ivano, Fabiano, Damiano, Tiziano Ilenia e il piccolo Emiliano, una grande famiglia di appassionati di Orienteering, praticanti del GS Pavione. Visti i tempi direi contagiati dall'Orienteering proprio. Contagiati, forse loro fanno parte della politica di nuovi tesserati indetta dalla FISU qualche anno fa. Antonio Mariani è il primo a partire per quanto riguarda almeno le nostre immagini, poi subito Chiara Caglio, polisportiva besanese. Allora dicevamo si comincia con la prima prova, vale a dire una sprint gara veloce dunque che si consuma tra il quarto d'ora e i 20 minuti grosso modo, ma che richiede, no Pietro, molta attenzione e rapidità di decisione da parte di tutti gli atleti e le atlete. Sì, oggi sprint totalmente inedita, siamo abituati a vedere delle sprint con un terreno duro, ossia tendenzialmente centri cittadini, quindi asfalto porfido, muretti, scalinate. Invece oggi per questione anche di sicurezza, quindi per la massima tutela dei partecipanti e del territorio, si gareggia totalmente fuori dall'abitato, del piccolo abitato di Doganaccia. Quindi oggi, siccome hanno anticipato i tecnici, si gareggia in un bosco, quindi una novità, potrebbe essere una gara più lenta del solito. Francesca Taufer l'abbiamo vista al via e questo è Giacomo Zagonel, Unione Sportiva Primiero, sicuramente tra i favoriti. La gara vede al via 450 concorrenti e tutto si sta svolgendo, come ricordavi tu Pietro, nel massimo rispetto della normativa anti-Covid. La qualcosa va sempre evidenziata, visto anche lo sforzo di chi organizza, no, questi eventi, e dicevi, sottolineavi anche tu, in questo caso si è spostata proprio la gara anche fuori da un piccolo centro abitato pur di evitare problemi successivi.
Certo, devo dire che poi fino all'ultimo, insomma, organizzatori sulla graticola, grande tensione perché si aspettava sempre l'ultimo DPCM per capire quali limitazioni anche per lo sport. Siamo stati, diciamo, fortunati, si riesce a correre. Qua vediamo Verena Troi, che è una delle grandi protagoniste della stagione. Se vogliamo guardare ai protagonisti di oggi, sicuramente lei, Christine Kirchlegner, Viola Zagonel, Francesca Taufer, Caterina Dell'Era e Anna Caglio. Tra le donne possono essere quelle da tenere in considerazione, tra gli uomini Tenani, Mannocci, Bettega, Caraglio, Sebastian Inders, che punta in particolare alla Coppa Italia, e Giacomo Zagonel. Questo per fare una panoramica, li stiamo vedendo e seguiamoli attentamente in questa gara sprint. Eccola la Kirchlegner Sport Club Meran, ovvero Merano, città del Passirio, in Alto Adige, che è sicuramente tra le favorite. Questo è Sebastian Inders, Park World Tour Italia, PVT Italia, dunque sempre protagonista come club in tutte le gare. Questa è Lucia Curzio, polisportiva Masi. Da segnalare che è stata tracciata una gara con linee abbastanza dritte, mi pare questo potrebbe favorire anche alcuni concorrenti che magari non sono proprio degli esperti della sprint, insomma della gara veloce. La competizione si è disputata in una bella giornata di sole autunnale, anche se nel finale è scesa una leggera pioggia che però ha disturbato poco i concorrenti che venivano dalle gare piuttosto piovose del Trentino, della Vigolane di Pergine il giorno precedente. Beh sì, con tutta l'acqua che si è presa nella Vigolana e a Pergine, direi che oggi va benissimo. Terreno molto pesante, prima abbiamo visto Walter Bettega scivolare su questo terreno, quindi da tenere in considerazione. Qui Ilian Angeli, una delle nostre grandi promesse. Invece, tanto per raccontarti un piccolo particolare, abbiamo visto Maria Chiara Crippa, che ha improvvisamente girato nel bosco, poi al termine della gara ci ha confessato che alla vista delle telecamere si è emozionata e è andata un po' nel panico, facendo una scelta non troppo felice. Ci spiace per lei in questo caso. La gara, lo ricordiamo, è stata tracciata da Monica Casalini, una tracciatura che ha raccolto il favore anche dei concorrenti, che hanno anche potuto scoprire un luogo inedito per l'appunto per la pratica di questo sport, la pratica del orienteering, un luogo anche di grande bellezza autunnale. 24 in totale i punti di controllo. Ti faccio notare qua due concorrenti, due scelte praticamente opposte, uno è andato alla destra e l'altro alla sinistra del lago, quindi come vedi la strategia di gara è sempre importante. Francesca Taufer finalmente è tornata a correre e Sebastian Inders, che va alla ricerca di questa Coppa Italia, è arrivato apposta dalla Svezia, sta già pianificando un grande 2021, pensa che per fare l'orienteering al meglio, lui si è trasferito là in Scandinavia, per il 2021 ha già pianificato ad esempio una nuova società, un nuovo allenatore, e addirittura per concentrarsi al 100% ha chiesto una riduzione dell'orario lavorativo, quindi è un ragazzo che tiene a questo sport tantissimo. Scandinavia, patria ovviamente dell'orienteering, non lo scopriamo oggi. Michele Caraglio lo vediamo qui, prima abbiamo visto i due gemelli Zagonel molto scatenati, sia lui sia lei Viola, che stanno correndo molto bene. Certo, va detto che una gara corta ed intensa come quella che stiamo seguendo richiede anche una giusta concentrazione e un adeguato approccio fin dalle prime battute. Insomma, come dire, se si fa una certa fatica mentale ad entrare subito, ad affrontare subito questo genere di prove, dunque se in una long fosse Pietro possiamo commettere qualche errorino, qui lo paghi tutto sul traguardo. Esatto, bisogna, qua è proprio una questione a volte di centesimi, perché le gare sprint si decidono veramente all'ultimo, devi essere velocissimo nel prendere decisioni, quindi veloci di mente e veloce con l'occhio ovviamente, oltre che con le gambe. Christine Kirchlegner, lei è una delle grandi favorite e anche lei è qui per vincere la classifica finale di Coppa Italia, vediamo se ce la farà. Tra l'altro volevo farti notare che la società organizzatrice di oggi si chiama IKP Prato e anche questo nome viene ripreso dai nomi scandinavi, starebbe per Hydro Club Prato. Società preceduta da Massimo Bianchi, che abbiamo già sentito, intervistato tra
in apertura di questa nostra sintesi tra quella che definiamo la voce dei protagonisti. E qui siamo nella zona d'arrivo, le immagini dall'alto realizzate con il drone per farci capire quello che è la piana sui quali arriveranno i concorrenti di questa sprint. Sì, qui siamo, mentre arriva Mariani che sta andando bene, siamo proprio in una zona che in inverno è coperta dalla neve. Qui ci sono le piste da sci, ci sono molti impianti, siamo praticamente nella zona betone. Qui si contendono la paternità di tanti sciatori, no? Qua si dice che anche le località dicono che Tomba sia nato qua come atleta, quindi altre località. Zeno Colò è di qui assolutamente. E non, no, a betone non ci piove. C'è insomma anche il museo dedicato a Zeno Colò. Beh, un grandissimo sicuramente per quanto riguarda lo sport, per quanto concerne in questo caso gli sport invernali, Zeno Colò che ha aperto quella grande epopea che tanti successi ha portato, non ultimo quello di Federica Brignone che ha conquistato la Coppa del Mondo Generale. Qui mascherina. Subito dopo l'arrivo, come vedete, gli atleti se la portano in tasca. E arriva un ottimo Giacomo Zagonel che ha fatto davvero molto molto bene, scusami se ti interrompo, perché sta andando forte e sicuramente lì a contendersi la vittoria, sta davvero andando benissimo e va benissimo anche Viola Zagonel, dunque grande prova dei gemelli trentini, Viola e Giacomo Zagonel dal Primiero. Mascherina, dicevamo, subito dopo l'arrivo, la vediamo anche in questo caso, no? Sì, sono primi i fratelli, i gemelli Zagonel, dicevamo, mascherina in tasca, in una taschina della divisa, e poi subito dopo l'arrivo si rimette. Se uno degli atleti avesse perso la mascherina, c'è un addetto dell'organizzazione che riconsegna una nuova mascherina. Quindi una grande organizzazione, un grande sforzo. Sicuramente gli organizzatori hanno fatto il massimo. Arriva anche Michele Caraglio. Michele Caraglio che proprio non è un esperto delle gare sprint, ma che sta facendo davvero molto bene oggi, dicevamo, no? Anche grazie a una tracciatura un po' particolare, forse che favoriva qualche atleta che più portato per le long magari che non per le sprint. Sì, un grande Michele Caraglio oggi ha sorpreso. Ecco Alessio Tenani, ti devo svelare un retroscena. Oggi Alessio Tenani è in gara anche con, mentre arriva Verena Troia, è in gara e sta sfidando quello che è praticamente un suo erede sportivamente parlando, che è Enrico Mannocci. Vedremo se l'allievo saprà superare il maestro. Christine Kirchlechner sta arrivando molto bene, anche lei è davanti a Verena Troi, ma è dietro a Viola Zagonel, che dunque va a prendersi la vittoria per quanto riguarda la prova alla femminile. Sebastian Inders, attenzione, potrebbe andare a dare fastidio a Giacomo Zagonel. Inders Park World Tour Italia, Zagonel ha chiuso in 18.37, non ce la fa, arriva dietro. Inders. Devo dire dunque che i due gemelli Zagonel oggi, ma veramente una spanna sopra gli altri, hanno un distacco molto importante, hanno un vantaggio molto importante, superiore ai 30 secondi, quindi addirittura Viola Zagonel più di un minuto. Iris Aurora Pecorari, allora i fratelli Viola e Giacomo Zagonel sono i vincitori della gara sprint che si è svolta a Doganazza in provincia di Pistoia. Viola ha chiuso Polisportiva Masi in 17 primi e 53 e Giacomo, che invece Unione Sportiva Primiero, in 18 primi e 37 secondi. Al secondo posto tra i maschi Sebastian Inderst, PVT Italia, e poi Michele Caraglio, Agorosso. Quarto Fabiano Bettega, visto che parlavamo dei Bettega, GS Pavione, poi Enrico Mannocci, Alessio Tenani. Qui la classifica proprio maschile: Zagonel, Inders, Caraglio 18-17, 19-02, 19-28. E tra le donne, allora Viola Zagonel in 17-53, Kirchlechner 19-41, Verena Troi 19-46. E come ti avevo anticipato, oggi l'allievo per la prima volta ha battuto il maestro, quindi Mannocci meglio di Tenani. Questi vuol dire che è un bravo maestro e questo va benissimo, gli fa onore. Qui siamo alle premiazioni, ovviamente per i fratelli gemelli Zagonel, un successo incredibile, è la prima volta da quando gareggiano in elite che salgono sul gradino più alto del podio contemporaneamente, no Pietro? Sì, una grande gioia per loro e immancabile anche oggi, un pochino di pioggia, non poteva mancare, ma sentiamo. Alla fine proprio però. Com'è stata questa gara totalmente inedita? Una sprint atipica perché si è corsa principalmente in bosco, quindi diversa dal solito, un po' particolare ma molto bella. Sì, era da impostare, essendo nel bosco, in maniera un po' differente,
stando attenti a non passare via i punti di controllo, perché in un bosco con le velocità della sprint era un attimo non accorgersi e sbagliare. Grande festa in famiglia oggi per questa doppia vittoria. Sì, vincere è sempre bello e farlo con mio fratello gemello ancora di più. Sì, una grande soddisfazione, non capita spesso e quindi c'è da festeggiare. Allora, risultato davvero inaspettato per i due trentini, per Viola è il secondo successo della stagione, per Giacomo che si è preparato bene come non mai quest'anno, parole sue, il primo della stagione, stagione che però era mini, tra virgolette, si è già chiusa e qui passiamo poi invece a vedere la zona dove andremo a seguire anche la gara long, ma prima andiamo a sentire anche la voce del direttore di gara Massimo Bianchi che ci spiega alcune cose. Si cambia completamente scenario alla doganaccia, gara long. La gara long è molto long, cioè i tempi dei vincitori all'incirca sono sempre sui 1:20, abbiamo un po' esagerato vista l'ultima gara di Coppa Italia, molto varia all'inizio sul crinale, terreno aperto, ma attenzione alle scelte di percorso, parte centrale e parte finale su una zona di bosco molto bello dove devono imparare a spingere tantissimo ma non a sbagliare. Allora, gara long che è molto long, dice, abbiamo esagerato, Massimo Bianchi, tanto è l'ultima, poi avranno modo di riposarsi, Pietro. Sì, tendenzialmente anche siamo in una fase avanzata della stagione, quindi gli atleti sono teoricamente anche più allenati, ma questa è stata una stagione particolare, una stagione che ha rivelato qualche piccola sorpresa. Non sono presenti, per la verità, alcuni dei due grandi interpreti di questa stagione, che sono stati Riccardo Scalet e il fratello Tommaso Scalet, che hanno chiuso anzitempo la loro annata agonistica. E dunque siamo arrivati a questa seconda giornata di gare a Doganaccia, in provincia di Pistoia. Siamo alla long, tracciata ancora da Monica Casalini. La zona di gara in questo caso è leggermente più alta rispetto allo sprinter, è sicuro che metterà a dura prova i partecipanti dal punto di vista fisico, ce lo ha garantito, lo avete sentito dalle sue parole, Massimo Bianchi, che è il direttore di gara, che è il deus ex machina di questa quarta tappa del mini tour del Orientini in questo 2020. Sì, tra l'altro la società di Massimo Bianchi, l'IKP di cui abbiamo parlato, è sicuramente la realtà leader in questa regione del centro Italia e complimenti a loro, perché un anno sì, un anno no, riescono a dar vita ad un grande evento. Stanno già pensando al loro prossimo grande evento che si chiama TOC, ossia Tuscany Orienteering Championship. Anna Caglio, polisportiva besanese, pronta per partire. Molti concorrenti, no Pietro, in gara particolarmente concentrati nell'affrontare questa prova, perché almeno per alcuni in palio c'è anche la classifica finale di Coppa Italia. Devono dunque cercare di non commettere errori per regalarsi un bel risultato fine stagione, ma per regalare un bel risultato anche alla propria squadra, al proprio team. Sì, bisogna dire una piccola nota tecnica che è molto importante. In realtà la gara di oggi assegna un punteggio doppio, quindi chi fa il colpaccio oggi piazza una botta non indifferente per la classifica. In classifica la lotta è apertissima tra le donne. Kirk Lechner, Verena Troi sono sicuramente in, diciamo così, in lotta. Tra gli uomini invece Sebastian Inders è venuto per vincere, lo ha dichiarato, ma deve stare attento anche a Michele Caraglio e Zagonel. Sono poi gli stessi avversari che si ritrova anche nella classifica di giornata di questa long. Una long molto molto fisica, lo vedremo tra poco quando gli atleti saliranno su questo crinale. Pendenze importanti e spesso e volentieri saranno costretti non a correre ma a camminare. Sebastian Inders, allora, come dicevi, che è venuto qui non certo per fare comprimario ma per portarsi a casa una vittoria importante, un piazzamento importante che gli consentirebbe anche di mettersi in saccoccia punti importanti per la classifica di Coppa Italia. La long dunque è una gara, come ricordavi, sempre molto fisica, nella quale bisogna cercare di non fare errori soprattutto nella prima parte, oltre che correre anche in modo molto regolare. Le gare di resistenza sono sostanzialmente basate proprio su questo. Qui vedete questo tratto in bosco con molto fogliage, ovviamente periodo autunnale, tante foglie per terra da affrontare, che forse non rendono neanche sempre così facile poi la lettura del terreno.
Sì, come vedi qua c'è un'alternanza tra bosco e questi pratoni, queste radure molto ampie, quindi diciamo così, la gara presenta proprio anche tipologie di navigazione, di orientamento differenti. Ecco, qua siamo nella parte più alta, i nostri operatori sono stati portati sopra con dei mezzi. Ma eccoci sulla traccia GPS, siamo nel cuore della gara. Qui al maschile la lotta pare essere tutta tra Michele Caraglio e Giacomo Zagonel, purtroppo un pochino attardato Sebastian Inders, per lui un errore importante. Scala 1 a 10.000 e qui distanza 5 metri, lo vedete, realizzazione del 2015 per quanto riguarda questa mappa. E qui vediamo invece le tracce GPS per quanto riguarda la gara al femminile. Sì, Verena Troi davanti a tutti nettamente. Ecco, una cosa interessante, in questo momento non si vedono i punti di controllo, ma quando un atleta arriva in zona, diciamo così, punzonatura e non trova il punto, vedreste il GPS di questo atleta che gira a vuoto. Ecco, una cosa molto interessante, molto bella da vedere, che rende l'idea. Qui Viola Zagonel esce dalla radura, dentro dritta in questo bosco. Dove c'è già Samuele Curzio, ma torniamo invece in radura con Enrico Mannocci, Polisportiva Masi. La prova è disegnata anche in questo caso da Casalini e ha visto gli atleti arrivare fino ad una altitudine di 1600 metri su percorsi di circa 12 km. Alla gara finale di Coppa Italia erano presenti tra gli altri il presidente della FISO Sergio Anesi ed il vicepresidente Stefano Bisoffi. Sì, Sergio Anesi, che è sempre presente agli appuntamenti nazionali e non solo, Sergio Anesi che ne ha approfittato per radunare attorno a sé i giovani, per spiegare la situazione, perché in pratica era previsto un camp nei giorni seguenti che è stato annullato, ed ufficialmente annullato, in occasione proprio di Doganaccia. Quindi qui Anesi lo ha comunicato, questioni di sicurezza, non si vuole rischiare sulla salute degli atleti ovviamente. Mi pare ragionevole e giusto. E a proposito di giovani, allora ricordiamo anche i risultati della gara giovanile. Tra i maschi under 20 ha vinto Damiano Bettega, Pavione, che ha battuto Alberto Bazan, Fonzaso e Guglielmo Gualdana. Punto Nord, tra le pari età alla femminile, Serena Raus, Ori Pergine, vince su Caterina Denardis, Masi e Nicole Canova. Pavione, tra gli under 18, oro per Davide Alban, Fonzaso e Giulia Di Sette, Ori Appennino, così anche per dare un po' di spazio alle categorie più giovani e non solo agli elite, no Pietro? Sì, sono i giovani che rappresenteranno poi la FISO del futuro, sono molto seri, si impegnano tantissimo, giustissimo gratificarli. Michele Caraglio a Gorosso, allora siamo alla seconda giornata di gara a Doganaccia in provincia di Pistoia, lo ricordiamo, siamo alla Long con Michele Caraglio, che ha dato un'occhiata alla cartina che abbiamo visto anche inquadrate prima, dove c'erano le tracce GPS sia al maschile sia al femminile, dove sta andando bene ancora una volta Viola Zagonel, Polisportiva Masi, che è reduce dalla vittoria il giorno prima con il gemello Giacomo nella sprint. Sì, non è la sua distanza, in realtà lei l'ha più volte dichiarato, chi sta andando veramente bene, forte, lei dice vado sempre tranquilla, in realtà sembra andare tranquilla, ma tranquilla non va, perché qua la salita è superiore al 25%, forse l'obiettivo schiaccia un pochino. Verena Troi determinatissima a portare a casa il risultato anche oggi. E qui si combatte, lo ricordiamo, anche per la classifica finale di Coppa Italia. Ci sono alcuni atleti, abbiamo detto prima di Inderst, eccolo qui, ma anche Giacomo Zagonel, la Christine Kirchlechner e altri che stanno ovviamente controllando anche non solo la classifica di giornata, ma anche i punti che si portano a casa per poi vedere di conquistare invece la classifica finale di Coppa Italia, che è sempre un bel obiettivo, soprattutto in una stagione così ridotta a causa Covid-19, causa coronavirus. Sì, però è sempre una grande soddisfazione per un atleta mettere nel proprio palmarès un trofeo come la Coppa Italia, e comunque vede un albo d'oro importante questa manifestazione. Ancora immagini dall'alto, ma torniamo giù per seguire Samuele Tait con un Light Orienteering Team, un Tait che ha vinto la prima delle due giorni in Valsugana e Vigolana sotto una pioggia battente, si è aggiudicato la prima gara proprio di Coppa Italia.
per quanto riguarda il Trentino. Qui Iris Aurora Pecorari che dà fondo a tutte le energie per arrivare sotto lo striscione finale. Eccola qui, ormai stremata, Iris Aurora Pecorari. Sì, sempre una grande grinta per lei, perché lei dà fondo proprio a tutto quello che ha, sia nella mountain bike che nella corsa orientamento. Evidentemente il suo carattere da agonista, ma attenzione, Cristina Kirchleckner che arriva con Martina Palumbo, Cristina Kirchleckner che se la sta giocando con Verena Troi, sono lì, al momento è lei e lei in testa, miglior tempo. Alla grande dunque Cristina Kirchleckner, Sport Club Merano, Irene Pozzebon, Polisportiva Besanese, la Long, lo vediamo anche sulla faccia delle ragazze, come sempre una gara fisica, davvero molto fisica, richiede tanta concentrazione, ma soprattutto bisogna dare fondo a tutte le energie. Avete visto, è stata disegnata anche in modo da non risparmiare proprio gli atleti, e questo era chiaro fin dalle parole degli organizzatori, e la fatica si fa davvero sentire qui. Lucia Curzio sul traguardo, Polisportiva Masi. Sì, Lucia Curzio ha sofferto tanto, ma arriva, attenzione, miglior tempo in questo momento è la regina di questa long, Verena Troi, e adesso è un bel rebus, perché praticamente con il suo miglior tempo il calcolo vede lei e Cristina Kirchleckner appaiate a pari punti nella classifica di Coppa Italia. Dovremo andare a vedere i piazzamenti di stagione. E quindi è proprio caratteristica dello sport in questo periodo. Abbiamo visto anche al Giro d'Italia, si è arrivati come non mai proprio, no? Fino all'ultimo centesimo prima della crono finale. E qui Giacomo Zagonel e Walter Bettega stavano andando molto bene, però Michele Caraglio, ora vedremo quando arriverà sul traguardo. Giacomo Zagonè, Unione Sportiva Primiero, e anche Indas da tenere d'occhio sempre per quanto riguarda la Coppa Italia. Michele Caraglio intanto arriva e fa meglio di Giacomo Zagonel, perché in 1.32.18 precede il trentino dell'Unione Sportiva Primiero in 1.35.14. Bravo il piemontese Michele Caraglio, lui viene da un paesino che si chiama Chiusapesio, quindi oggi è venuto e si è fatto onore. Un Tenani che chiude invece in 1.36.49. Polisportiva Masi per Alessio Tenani. Sebastian Indest, attenzione, perché da fondo davvero a tutte le energie si gioca la Coppa Italia. Eccolo qui sul traguardo anche per lui, gli ultimissimi metri, è terzo di giornata, 1.35.38 alle spalle di un soffio di Giacomo Zagonel secondo e poi Michele Caraglio primo. Questa invece Kirchleckner seconda nella prova femminile, davanti c'è Verena Troi, eccole le classifiche. Troi 1.24.22, 1.25.16, Kirchleckner, Zagonel 1.27.22, brava Viola Zagonel anche oggi in una gara che non è sua. Caraglio 1.32.18, Zagonel 1.35.14, 1.35.38 per Sebastian Inderst. Sì, è una bella prova, questa è la graduatoria finale di Coppa Italia, pari punteggio per Kirchleckner e Troi, ma i migliori secondi posti premiano Cristina Kirchleckner, terza Viola Zagonel, mentre al maschile vediamo ora la graduatoria che anche qua premia Giacomo Zagonel davanti a Michele Caraglio e Sebastian Inders, quindi questo è il podio della Coppa Italia, insomma. Complimenti a loro, bravi, hanno così impreziosito la loro stagione con questo risultato, eccoli qui però premiati. E questo è il momento delle premiazioni dunque, ovviamente, e andiamo a vedere gli atleti che dovranno mettersi la medaglia al collo da soli, tutti con la mascherina, saluti rigorosamente di gomito, li vediamo anche qua e non solo. Insomma, è stata una stagione davvero particolare, ma sentiamo la voce dei protagonisti. Quando le distanze si allungano, Michele Caraglio c'è primo oggi qui in Toscana. Sì, oggi è andata bene. È stata molto dura inizio gara, i primi punti in salita li ho sofferti molto, poi dopo, complice il fatto che c'era una parte in discesa, mi sono ripreso e dopo sono riuscito a spingere bene nella parte centrale e a tenere duro alla fine, dove la gara diventava davvero dura. Nelle long non bisogna mai darsi per vinti. Verena Troi, hai già avuto modo di analizzare questa gara, dove hai fatto la differenza?
Credo che alla fine di averla vinta perché ho fatto veramente pochi errori. L'ho fatta con calma ed era proprio quello l'obiettivo. In salita si faceva tanta fatica, ho sofferto abbastanza, però dai, ce l'ho fatta. Presidente Sergio Anesi, è una grossa soddisfazione arrivare in fondo a questa stagione. Arrivare alla finale di Coppa Italia in queste condizioni e con una grande partecipazione sia col campionato italiano che con questa ultima prova, credo sia una grossa testimonianza di attenzione che la federazione ha voluto riservare a tutti gli atleti e a tutti coloro che guardano all'orienteering per fare attività sportiva. Eventi FISO all'insegna del protocollo anti-Covid. Siamo stati sicuramente una federazione che ha guardato con attenzione a quelle che erano le disposizioni governative, ma che ha saputo anche gestire momenti di difficoltà con un proprio dettagliato protocollo. Abbiamo sentito Michele Caragno, Verena Troia e Sergio Annesi, presidente FISO. Siamo alla fine, grazie ad Enrico Gremes per la collaborazione tecnica, ma soprattutto grazie a Pietro Ilarietti per questa stagione di Orientini, anche se mini, ma molto intensa. Breve ma intensa, grazie a tutti, è stato un grande piacere essere qui sulle reti di Rai Sport. All'anno prossimo. Grazie mille, Zagonel, Giacomo e Cristina Kirchlechner vincono la Coppa Italia.